Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Eccellenza Reverendissima, a nome dell'intera comunità di Tortorici, a nome delle autorità civili e militari, dei devoti tutti di San Sebastiano, a nome dei sacerdoti di Tortorici qui convenuti oggi per questa celebrazione, le diamo il nostro benvenuto. Oggi per noi è festa e questa festa è stata segnata dal dolore. Vogliamo chiedere oggi a San Sebastiano, insieme a lei, il dono della consolazione, la consolazione che viene da Dio, quella consolazione vera e autentica. Ci aiuti lei oggi a pregare insieme lo Spirito Santo, perché faccia di questa comunità un cuor solo e un'anima sola. Noi oggi siamo uniti alla famiglia che vive questa tragedia, questo dolore. La ringraziamo per il pensiero che lei ha avuto e che lei in sacrestia ci ha detto, che vuole andare a trovare i genitori, la famiglia. Tortorici ha bisogno, ancora una volta, della mano potente di Dio, perché indirizzi i nostri passi sulla via della verità, della giustizia e della pace. Grazie, Eccellenza. Ringrazio Padre Simone per il saluto fraterno, cordiale e commosso che mi ha rivolto in questo giorno di festa segnato profondamente dal dolore, perché due famiglie soffrono per la morte e per altri due che lottano in questo momento per superare questo dolore e questa sofferenza. Ed è bello che tutta la comunità ci stringiamo, tutti, vescovi, sacerdoti, tutti voi, fratelli e sorelle della comunità di Tortorici, a queste famiglie, perché quando il dolore è condiviso si affronta con maggiore forza nell'animo, con tanta fiducia a Dio, pur se la situazione in certi casi è irreversibile, ma quando si è uniti nella fede, nella solidarietà, nel sostegno affettivo, si affronta diversamente. Perciò questo momento di unione con Dio diventi un motivo di unione con tutti noi. E in questo momento di dolore per la comunità è particolarmente unito a noi San Sebastiano. Lui è esperto del dolore perché lo ha sofferto nella propria vita e insegna a tutti noi ad affrontarlo e a viverlo con fiducia in Dio. Perciò questa mattina anch'io avverto dal profondo del cuore il bisogno di unirmi a queste famiglie con tutto l'affetto, con tutta la vicinanza, a voi comunità di Tortorici, ai fratelli presbiteri, al signor sindaco, alle altre autorità civili e militari presenti e a tutti voi. Esprimiamo la nostra fede in gesti veramente di amore, di solidarietà fraterna, come ha fatto San Sebastiano. E per essere tutti degni di incontrare Dio, seguendo l'esempio del martire Sebastiano, apriamo il cuore alla misericordia di Dio Padre e chiediamo perdono per tutti i nostri peccati. Allora, vedete capire. Non prendevo quello. Ma io arrivo. Adesso, come ora lo
Andiamo. Non dice perché noi non ne abbiamo. Fermo, fermo. Thank you.
di più. Volutamente. Sì. Perché c'è un di lato. Questo punto mi viene da dire di sì. Cosa? Dice, ma vengono a un'altra parte di te. A questo punto mi viene da dire di sì. Venite qua per cavallo in marcia qua. Da no, da un po' per lui che va bene. Thank you.
così. Costello, per la cavo. Andiamo. Leo, si sta lavorando.